Alla presentazione dell'Armani Jeans Milano, Marco Mordente fa il punto con affariitaliani.it. Inizia la nuova stagione, secondo te che cosa avete in più rispetto all'anno scorso per battere finalmente Siena? Parto intanto dicendo che il nostro obiettivo non è interessarci delle altre, in particolar modo di Siena, ma è costruire qualcosa di nostro che possa portare a vincere o comunque realizzare qualcosa di importante. La parte più bella di questa squadra è rivedere sei facce più una, che comunque David fa parte del nostro gruppo, quindi dall'anno scorso, che quindi hanno già giocato insieme, abbiamo già un vissuto che può essere positivo o negativo, ma di sconfitte, di vittorie, e questo aiuta molto. Più facile battere Siena, vincere lo scudetto comunque, o giocare con i New York Knicks? Ma la partita di New York è stata semplicemente un evento, un'esibizione, un modo per divertirsi e far divertire. Fatta quella partita lì, poi si torna alla dimensione tra virgolette reale, dove la cosa importante è ogni giorno andare in palestra, lavorare, e poi ogni domenica e comunque ogni impegno di Eurolega vincere, giocare un basket diverso, completamente diverso da quello dove comunque si gioca a 120 punti, con diverse, ritmi diversi, contatti diversi. Eurolega appunto, l'anno scorso siete usciti al primo turno, obiettivo top 16 o secondo te avete anche qualche ambizione in più con questa squadra? L'obiettivo intanto credo sia la top 16, perché comunque dobbiamo ragionare passo step by step, visto che comunque l'anno scorso eravamo partiti male, ci siamo ritrovati a rincorrere, non vogliamo ripetere quel tipo di situazione, perché addirittura ci siamo ritrovati a sperare in vittorie con delle differenze canestri che potessero aiutarci, e poi alla fine invece ci hanno condannato. Quindi dobbiamo pensare a dare in top tanto le top 16, rifare quello che abbiamo fatto 2 anni fa con più di serenità, e poi da lì vedere cosa è possibile fare, perché comunque l'Eurolega poi ci sono i sorteggi e ci vuole anche un po' più di fortuna. Un fioretto, un voto che faresti agli dei del basket in cambio di uno scudetto? Tutti sperano che mi taglio prima o poi i capelli, quindi il fioretto sarebbero i capelli, ma non faccio fioretti, quando sarò lì, se dovessi esserci, a quel punto lì deciderò.